una piazza del popolo stracolma ha applaudito ieri l'accensione del Natale da capitale di Pesaro nel cuore. Un Natale dedicato alla pace con centinaia di colombe gonfiabili lasciate volare nella cornice di 300 metri quadrati di bandiera della pace che ha rivestito il nuovo maxi palco a cupola che accompagnerà l'intero 2024 di Pesaro, capitale della cultura. Il tutto illuminato dai 100.000 LED dell'abete di 15 metri che troneggia al centro della piazza. Penso che i cittadini avevano bisogno di questo, no? Di portare un po' di serenità e dobbiamo assolutamente fare in modo che anche l'atmosfera del Natale sia quella di poter fare anche divertire i cittadini pesaresi. In prossimi giorni ci saranno tanti eventi qua in piazza, già abbiamo visto che la pista da ghiaccio era piena di persone, quindi vuol dire che funziona il luogo dove l'abbiamo sistemata, e devo dire che questa sera è stato un bellissimo spettacolo, anche perché le persone mi stanno fermando e dicono che si sono commosse, quindi ci siamo mossi bene, quindi un buon Natale a tutti e auguriamo buone feste, soprattutto di tanta pace nel cuore, visto che Pesaro è nel cuore, e anche tanta serenità. Un'accensione natalizia che sindaco e vice sindaco Matteo Ricci e Daniele Vimini hanno seguito e commentato in diretta da New York, dove in questi giorni si promuove il Rossini Opera Festival 2024 e a ruota il ruolo di Pesaro Capitale. Il Natale sarà dunque il trampolino verso un anno senza precedenti. Un Natale inaugurato da uno spettacolo di luci accompagnato dalle 60 piccole grandi voci del coro del Grillo d'Oro. Siamo molto orgogliosi di aver aperto questa stagione, chiamiamo così, e quindi di aver inaugurato questo palco meraviglioso che ci accompagnerà per tutto l'anno prossimo. Però poi dopo, quando noi siamo sul palco, non pensiamo ad altro se non a cantare e a dare tutto, a dare il meglio.